Salve, salve a tutti cari amici e non, e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Prima di iniziare voglio dire una cosa, molti mi chiedono perché quando inizi i tuoi video dici salve a tutti cari amici e non, perché io sono educato, saluto anche i non amici che guardano i miei video. Semplice. Allora, oggi voglio un attimo parlare, visto che molti in questo periodo mi hanno detto, hai fatto diversi video in cui ti sei lamentato di molte cose, e senza contare che ne ho fatti altri 20 in cui invece ho anche elogiato cose appunto della Bonelli, ma anche di altre comics, manga e tante altre cose. E oggi però sono costretto a fare un altro video perché mi sento un po' solato sempre dalla Bonelli. Io sapete, sono molto sincero sempre, esprimo quello che penso indistintamente, se una cosa mi piace o no. Io se trovo delle scorrettezze verso noi lettori, verso noi sostenitori di certe cose, io lo dico, a prescindere che sia il mio personaggio o la mia testata X preferita, non mi interessa. Io, prodotto per prodotto, dico la mia sul mio canale, perché su questo canale voglio, come faccio da 4 anni, esprimere il mio dissenso, ma anche quando è giusto, il mio apprezzamento. E visto che la Bonelli adesso ha fatto un'altra delle sue, per me, inconcepibile e prese in giro, perché ha stampato praticamente, soprattutto nell'ultimo periodo, con i cartonati, stanno accadendo delle cose che mi fanno rodere le palle, perché io acquisto anche diversi cartonati di alcune storie che ne vale la pena della Bonelli. Allora, iniziamo nel dire che ho acquistato, ma chiedo scusa, non ce l'ho con me perché purtroppo l'ho lasciato in macchina, mi sono scordato a riprendere, vabbè, non mandate riscende, troppe cose, comunque poi lo mostrerò in un prossimo video. Ho acquistato il cartonato che attendevo con molto interesse di Dylan Dog Mater Morbi, che fondamentalmente è uno dei capolavori, secondo me uno dei mezzi capolavori, troppo poi dicono che va a largo, io passo dall'estremo, qualcuno mi ha detto, tu passi dal capolavoro, certo, vabbè. È un mezzo capolavoro e sicuramente una delle storie più meritevoli scritte dal tanto criticato Recchioni. E insomma, ha stampato questo Mater Morbi in formato cartonato, grande, ha aumentato di prezzo perché i cartonati, come tutti quanti, sono aumentati, ma pure i Labonelli aumentano in continuo. E adesso l'ho pagato 23 euro, avevo 5% di sconto, eccetera, eccetera. Allora, visto che mi sono accorto dopo che esisteva una edizione precedente molto interessante con gli extra, io davo per scontato che questi extra, visto che costa anche di più rispetto a prima, fossero anche inseriti in questo cartonato che, ripeto, vi mostrerò in un prossimo video. Invece mi sono reso conto che gli extra non ci sono più. Ah, forse non è chiaro. Visto che comunque i prezzi continuano ad aumentare, e visto che comunque questi cartonati che noi scemi, io per primo sono uno scemo, continuo a comprare perché magari su certe cose mi interessa averli, in fondo un po' più grande, a parte che ci stampate sempre comunque in bianco e nero, come avete fatto quella zozzata immonda sul Tex Willer giovane che è stata ristampata prima a colori, che era interessante e andava preso per quel motivo là, adesso è stata ristampata in bianco e nero, è una zozzata, e lo dico chiaramente, per me, è una grandissima mancanza di rispetto verso il lettore, una zozzata assolutista, punto, esaco punto, vabbè, cambia a me di punti, se no qua sono sempre a mettere i punti, non se ne esce più, punto assolutista categorico, perché quello è. Adesso stanno ristampando sti cartonati con prezzo aumentato, ma vedo sempre che la qualità sia in... manca il colore, le pagine sempre meno, gli extra, che fondamentalmente io reputo per le cose... Allora, sui cartonati di storie già edite, che già esistono, che quindi non sono inediti, come ad esempio la Marvel fa uscire spillati e poi li racchiude in questi qua, li lascia uguale, ma ci sta perché sono inediti, li ristampano. Ma la sua storia già edite, trite, quando li fate incartonato, io esigo che ci sia qualche cosa in più, non soltanto nel formato più grande o il cartone del cavolo, magari ci metti un bel po' di extra, magari me li metti a colori, magari ci metti delle post e prefazioni che ti introducono alla storia, che aggiungono cose, ma se tu me le fai, me li ristampi per la centesima volta, in bianco e nero, e mi togli anche quegli extra che nell'edizione prima c'erano, mi sta prendendo per il culo, e io mi sento preso per il culo, e io come tanti altri polli che li acquistiamo. Quindi io, veramente, ci sono rimasto male, perché io mi sono accorto dopo di questa mancanza, anche perché ho visto in rete che alcuni si sono lamentati giustamente, però io mi incavolo, perché, che dobbiamo fare? Poi vedo anche che stampate delle nuove serie, inedite,
Però, sempre incartonato, è roba da 23-24, tipo come Dust, le poche pagine si procura a colori, però anche lì si potrebbe fare qualcosa di più. Ah, non è per di sempre le stesse cose, però insomma, vedo che del sozzare si continuano a fare. Cioè, ma che roba è? Cioè, voi mi togliete le pagine, ma io lo so perché voi fate così, perché siccome... almeno risparmiate, cioè fate pagare le cose, siccome allora i costi, cioè, c'è appunto un problema di costi, ah, cosa fate voi furbi, ma noi non siamo scemi, soprattutto io mi faccio già per culo perché non c'ho la al naso, voi che fate? Ristampate la stessa cosa, togliete le pagine, alzate il prezzo, avete risorto, che poi secondo me comportarsi così è pure un po' da, tra virgolette, da pusciari e da morti di fame, perché veramente mi stai a togliere qualche pagina, Fai una figuraccia verso i tuoi lettori che ancora te comprano sti cartonati per risparmiare quanto? Due spicci? Cioè perché risparmiare due spicci fondamentalmente. Quindi io mi sento veramente preso per il culo e l'ho pure comprata perché ripeto, visto che molti recchioni lo criticano a prescindere, io comunque quando c'è da criticare le cose lo criticate, però cose interessanti come Mother Borby, insomma sono storie per me importantissime e quindi un cartonato mi piaceva acquistarlo, infatti l'ho preso come un pollo e mi ritrovo in versione monca e magari quella perché ho detto vabbè ma ristampa una nuova, cioè magari, cioè manco ci ho pensato perché io dopo per scontato, ma siccome le fregature ormai sono dietro l'angolo appena decidi fum te fregano ti in un'altra cosa e poi te fregano, avete capito? Allora basta, cioè, allora veramente, ne ho le palle piene, perché veramente non sono più questa mancanza di rispetto. Adesso voi che tanto parlate, che io ho sempre con la, dire sempre che sono leader da Bonelli e spendo 100 euro al mese dei fumetti e li pubblicizzo indirettamente sulla rete. Parlo dei fumetti che dei quali se non ci faccio il video non se ne parlerebbe proprio, perché sono fumetti morti, tra virgolette, in rete. E allora adesso, quando c'è Da criticare delle cose che sono zozzate come l'indifendibile mossa del Tex Willer nuovo, che lo ripeto all'infinito, come dice il mio amico Johnny Doguardi, prima mo fai a colori e poi mo rifai in bianco e nero spacciandolo come se fosse vero, senza contare poi le altre zozzate che fate. Cioè volevo parlare delle ristampe uguali dei cartonati, tipo quella zona indifendibile di Bandera che mi avete rifatto in cartonato, che le pagine peggio, cioè tanto quello è inacquistabile perché Tex Willer in conto al sacco è una delle cose più brutte mai lette, mai fatte. Però vedo ancora se continua, quindi io, da lettore, io, da sostenitore della casa editrice, perché io, rispetto a quelli che scrivono dicendo che io sono haters, compro, ma compro più di loro, perché molti mi hanno... ci sono stati diversi commenti in giro che ho letto, no? Che dicono io che parlo sempre male. Guardate che Faber, fa una grandissima pubblicità alla casa editrice, e la casa editrice lo sa benissimo, lo faccio indirettamente. E soprattutto... pago tutto quello che io vi parlo, quello che io parlo, strappo, le parlo bene, ne elogio, lo pago con i miei soldi, non c'ho i PDF, non c'ho chi mi manda le fumette gratis, non c'ho gli abbonati, non c'ho un cavolo, perché qualcuno mi ha contestato, tu c'è la monetizzazione, io vi ripeto per la centesima volta e poi non ne parlo più perché siete delle capre se non l'avete capito, che la monetizzazione mi fa un euro ogni 1000+ visualizzazioni. Quindi di cosa stiamo a parlare? Spicci. Che so, quegli stessi spicci che la Boeing poi risparmia e ce frega i soldi per cartonato. Quindi chi è più pusciaro? Fabio o Borelli, che si attacca pure a 3 euro. A 3 euro. A 2 euro che so, e ce leva le pagine a delle edizioni da collezione. Come parlavo tanto le collezioni e voi lettori dei fumetti che mi fanno i cartonati monchi, non dite niente, come voi siete voi compate i fumetti perché siete collezionisti e manchi leggete, vi fanno dei cartoni che sto per voi della collezione e non dite niente che vi mancano, che vi fanno senza extra, mai a colori, che vi spacciano il bianco e il nero per meglio, ma chi vuole più per culo? A me per culo non mi ci prenderete. Nine, Oxy, punto di punto di punto di punto, metà punto, sacco punto, metà punto, metà punto, di punto, di punto, punto di punto, di punto, di punto, metà punto, sacco punto, metà punto, metà punto, di punto, di punto, punto di punto, di punto, di punto, metà punto, sacco punto, metà punto, quadri punto, esacco punto, punto assolutissimo di verità infinita faberiana. Perché quello è, perché contraddire queste mie cose con i bei raggi laser, adesso provate a contraddire queste cose che insomma, dai, visto che voi dite tanto... Voi, molti dicono che Faber fa gli show e quello che vi pare, ma queste cose che ho detto, che avete skippato con dire e manca avete sentito, l'avete capito che sono inattaccabili perché ci fanno i cartonati, ci levano gli extra, ci fanno meno pagine, ci fanno pagare di più e sempre in bianco e nero. Cioè,
Voi non siete collezionisti? Non siete attaccati all'oggetto, quando invece lo strappo perché proprio l'oggetto non conta niente, a me interessa il contenuto. Poi gli disse proprio, cioè, no, ma non sono attaccato. Invece voi che comprate i fumetti poi da tanti anni e li comprate solo per la collezione? E io invece non compro per la collezione, io compro per la lettura. Perché la cosa più importante del fumettaro, di chi ama i fumetti, è solo la lettura. L'edizione è una cosa in più, ma non è come per molti la cosa primaria, che fate i file per comprare edizioni limitate e poi per rivendere al 100% per farci i soldi sopra, oppure le compare perché avete la collezione di 1000 numeri e li mettete là. Io invece se compro un'edizione importante per un'opera è perché voi esigo delle cose in più, oltre al cartonato, gli extra per chi sono... A me piace sapere cose, il dietro le quinte dei fumetti, piace sapere delle cose in più, no che mi levi, la cosa più importante è essere di stampe, non solo il cartonato del cavolo che io lo strappo pure quello. A me interessano gli extra, interessano le cose aggiuntive che mi fanno entrare all'interno della storia, non sempre le stesse... come incolla cartonato, che ce faccio? Ditemelo voi, io quando faccio questi video come in cavolo, c'è sempre una grandissima forma di verità. Provate a dire che non è una zozzata, toglie gli extra e fallo pagare di più. È una grandissima zozzata, e chi non lo fa per venirmi contro a me, perché lo fa per venirmi contro a me perché sono antipatico io. Però è vero, è una zozzata. Poi se sto sul cavolo e qualsiasi cosa dico io vesto sul cavolo perché sto sul cavolo io è altro discorso, ma è un'oggettività dei fatti, è un'oggettività dei fatti, oggettività dei fatti assolutisti, e quello è. Quindi insomma, ma poi ve lo mostrerò questo bel cartolato nel prossimo video, ve lo faccio vedere proprio com'è, manco. Poi ho visto sul coso e mancano delle cose interessanti, che poi so manco chissà quante, perché per un'edizione dei 23 euro, cioè 10 pagine in più, ci potete mettere a Purciari, ve campamo, soprattutto Faber, perché Faber compra le pile di Bonelli. Faber è uno dei più grandi sostenitori della Bonelli, perché compra, fa pubblicità in diretta e finanzia, quindi chi più di me? Quelli che scrivono e poi non comprano niente di quello che dico io, perché quelli che scrivono, la maggior parte di quelli che scrivono, non comprano quanto spendo io. O molti altri che invece gli mandano da gratis, e quindi vabbè, a me il fumetto gratis, a me, io non ci faccio niente. A me che mi regali 5 euro, che io non sono morto di fame, insomma, tra virgolette, perché morto di fame è nel senso che morti sono pulciari, no? Si attaccano pure al fumetto regalo, io non so così. A me se mi devi, tra virgolette, dare fumetto a gratis, se vuoi ne parlo bene. Io non so così, io ne parlo bene se il fumetto merita, se no te lo tieni. A me non me ne frega niente, perché, cioè, io sono fatto così. Quindi queste cose sono per Faber, poi voi potete dire che mi vanno bene, ma non ci credo. Queste edizioni cartonate, senza gli extra, sempre uguali, che costano di più, per me non servono a niente, ve le potete pure tenere. Cioè, è uscito ad esempio pure, che ho comprato quello, il cartone di Mister No. Quella di Butch Cassidy, che io già c'ho, pensate un po', l'ho ricomprato, pensate quanto io amo e quanto sostengo più di voi la casa editrice. Ho comprato il fumetto su Butch Cassidy di Mister No, sempre cartonato, in bianco e nero, 26 euro, comprato perché mi piace tanto quella storia, però lì sono sempre stati stampati così. Anche lì, io infatti vorrei vedere più cose, visto che li paghiamo 26 euro. E chi di voi ha comprato quel cartone? Soltanto Faber, pochi e pochissimi altri, perché amano Mister No il personaggio. Anche lì, sempre in bianco e nero, pochi extra, però almeno... Me lo odio perché sono 26 euro, però non mi ha fatto una, tra virgolette, anche se esigo anche lì da più cose. Azzo, state che prima c'era l'edizione con più roba e momma la tagli. È quello che a me mi dà fastidio, quello. La presa per il culo, perché è... oggettivamente una presa per il culo, perché se esiste un'edizione meglio poi magari stampi manca di pagine, me l'hai moncata, ma che roba è come il director scat del film, uguale, anzi pure peggio, perché lì costa sempre uguale, qua costa di più, ma non mi vedere in giro, e io lo dico perché sul mio canale si fa critica dei fumetti, si elogiano fumetti e si parla di cose che piacciono a me, e a me queste cose non piacciono, mi fanno girare le palle. Punto, Kamehameha. Perché questa Kamehameha la sbatto in faccia a chi mi dice che non è vero, che lo faccio apposta e che sono haters. Quando l'haters spende più di te che mi sta a scrivere che non è vero, perché io compro più di tutti quanti voi messi insieme. Quindi insomma ragazzi, questo è il mio piccolo, vabbè sì perché poco, video in cui come al solito mi faccio una critica, ma che serve, vera, quasi inattaccabile, perché vi volete attaccare.
E chi me ne è contro è perché sto antipatico io, ma essere sul cavolo io non vuol dire che questa mia critica non serva a qualche cosa o non ci sia. Perché è un dato di fatto, perché basta che cercate queste liste che poi nel prossimo video magari vi mostrerò proprio che manca nelle pagine, pagate più e a me questa cosa fa rotere le palle. A me e come a qualcun altro. Poi se qualcuno gli hanno regalato il fumetto non ne frega niente, vabbè certo mi ha regalato, ma a me l'ho pagato, ennesimo cartonato pagato da Fabera a Borelli 23, 26, più tutti quelli che compro tanti mesi, a me non mi regalano, quindi a me quando mi parlate di demonizzazione mi fate ride, perché siete pupazzi che non sapete come funziona. A tanti altri invece che ci hanno l'abbonati o che è, non dire niente, perché io sto antipatico e a me non me ne frega nemmeno cavolo, perché io dico e faccio tutto quello che mi pare, perché visto che il 25.000 è da poco finito, siamo in democrazia, no? Quindi critica e dite le cose, se io mi attacco a delle cose che sono criticabili, che esprimo la mia, non stiamo in una democrazia? E 25.000 è passato da poco. Quindi saremo liberi di criticare certe scelte editoriali? Saremo liberi degli autori che non è buono a fare il suo mestiere secondo noi? Che poi non attacca la persona ma il suo lavoro? Visto che lo paghiamo? Certo che lo dobbiamo fare e ce ne vorrebbero di più, perché almeno facendo così si spera che le cose vadano meglio, ma non per partito preso, perché si deve fare sempre. Si deve fare quando si pensa sia giusto farlo e quando ci sono delle basi alle quali attaccarsi, e visto che le basi su quello che io dico ce ne sono e sono condivise da tanti, fate una domanda e date una risposta. Punto!